Esistono infinite opzioni per creare la parte frontale e posteriore della copertina del nostro fotolibro. Oggi vediamo di farci venire qualche idea. Abbiamo scelto un design versatile che offre la possibilità di incorporare diversi elementi all'interno di una struttura geometrica. Abbiamo decorato la parte posteriore della copertina con una clip art e un colore, mentre nella facciata frontale abbiamo inserito delle foto, del testo e delle clip art. Realizziamolo insieme! Prima di tutto, inseriamo una casella di riempimento per dare un colore alla retrocopertina e la ampliamo fino a occupare una buona parte della superficie. Scegliamo un colore violetto e adesso inseriamo la nostra prima immagine e ne impostiamo le dimensioni fino a renderla quadrata. Per fare questo, dovremo sbloccare il rapporto d'aspetto. Posizioniamo la foto sulla copertina che centreremo correttamente soltanto dopo aver inserito tutti gli elementi principali. Procediamo pertanto inserendo una casella di riempimento, rendendo anche in questo caso la sua forma quadrata. La posizioniamo accanto all'immagine, allineandola al bordo superiore. Usiamo adesso lo strumento distribuzione spazio per separare la casella di un centimetro dall'immagine. Scriviamo manualmente l'impostazione di un centimetro e selezioniamo l'opzione distribuisci orizzontalmente. Copiamo la casella di riempimento e la posizioniamo sotto l'immagine, allineandola al bordo sinistro. Anche in questo caso usiamo lo strumento distribuzione spazio per separare verticalmente di un centimetro la casella dalla foto. Perfetto! Aggiungiamo adesso una foto con le stesse dimensioni della casella di riempimento. La posizioniamo in basso, allineata con la casella di riempimento. Copiamo la casella di riempimento e inseriamo il nuovo elemento accanto alla foto, sempre allineato al bordo inferiore. Selezioniamo quindi i tre elementi e li distribuiamo con uno spazio tra loro di 0,5 cm. Selezioniamo l'ultima casella di riempimento e la ampliamo fino ad allinearla con la casella quadrata posizionata in alto. Aggiungiamo la nostra ultima foto. Ne modifichiamo le dimensioni fino a renderla della stessa larghezza della casella quadrata superiore. La distribuiamo verticalmente con una distanza di 0,5 cm. E ne modifichiamo l'altezza fino a raggiungere il bordo inferiore della nostra immagine principale. Per posizionare correttamente l'insieme di questi elementi al centro, dobbiamo adesso selezionarli tutti e allinearli alla pagina come un unico gruppo, sia verticalmente che orizzontalmente. Molto bene, adesso è arrivato il momento di pensare alle rifiniture. Aggiungiamo una cornice bianca agli elementi che sono posizionati sopra lo sfondo colorato per creare una separazione. Cambiamo il colore di tutte le caselle di riempimento. Rendiamo tutte le foto in bianco e nero attraverso lo strumento di regolazione colore, semplicemente riducendo la saturazione dell'immagine. Inseriamo un testo con il nome del bambino e lo posizioniamo sopra una casella di riempimento quadrata. Vogliamo adesso allineare il testo alla casella quadrata. Per realizzare questa operazione dobbiamo selezionare entrambi gli elementi e all'interno del menu Allineare rimuovere la spunta dall'opzione Allinea alla pagina, dal momento che adesso non ci interessa. Centriamo quindi gli elementi sia verticalmente che orizzontalmente. Inseriamo un nuovo testo con la data. Ne riduciamo le dimensioni e lo posizioniamo sull'altra casella di riempimento quadrata. Selezioniamo entrambi gli elementi e li centriamo all'interno della casella. Per concludere il progetto, aggiungiamo adesso qualche clip art. La prima andrà posizionata sulla parte posteriore della copertina. La centriamo e ne aumentiamo la luminosità fino a farla diventare bianca. Inseriamo adesso un'altra clip art. Ne modifichiamo le dimensioni per inserirla all'interno della casella rettangolare. La centriamo. E anche in questo caso ne aumentiamo la luminosità. La nostra copertina è pronta!